grazie a tutti di essere intervenuti. Vabbè, il motivo lo sapete, presentiamo questo libro che ha scritto Elena. Da tanti anni lei scrive delle cose, dei racconti, delle poesie. Allora quest'anno ha compiuto da poco 30 anni e il nostro regalo per lei è stata la pubblicazione di questo libro. Allora Elena, adesso poi lasciamo la parola al tuo editore, lasciamo la parola a te. Guarda, oggi c'è un sacco di gente importante qua. Ci sono. Grazie. Ci sono i tuoi amici, ci sono i tuoi amici della Croce Rossa, forse faccio bene anche senza, c'è tutta la tua famiglia, c'è una senatrice, Paola Ambrogio, che è nello staff del presidente della regione, c'è Alessandro Musso, che fa la parte del sindaco, ma poi arriva anche Pasquale. Ok? E adesso lascio a qualcuno che c'è una piccola sorpresa per Elena e poi iniziamo la presentazione. Ok? Sei contenta? Sì, dai. Elena, c'è una piccola sorpresa, non ti far ingannare dalla busta perché non c'entra niente con la busta. Prima di consegnarti questo che è un regalo per te, io lo devo leggere. Questo, aspetta che lo prendo. Allora, questa è una lettera che ti è stata scritta e inviata, di cui io mi faccio portavoce, dal ministro per la disabilità, che è Alessandro Locatelli. Allora, lei ha saputo del grande lavoro che hai fatto, della pubblicazione del tuo libro, sapeva che c'era questa ricorrenza anche del tuo compleanno e quindi di questa occasione che è stata creata non solo per festeggiarti, ma anche per festeggiare la pubblicazione, un traguardo importante del tuo libro, e ha voluto inviarti un messaggio che io ovviamente faccio mio e ti riporto e leggo. Lo leggiamo tutti. Carissima Elena, cari tutti, in questa giornata così speciale per te e per i tuoi cari desidero farti giungere la mia vicinanza ed esprimerti i miei complimenti più sinceri. Mi dispiace molto non poter essere oggi lì fisicamente con te, ma lo sono con il cuore. Conosco la tua passione per la scrittura e per l'arte, so quanto amore metti in tutto quello che fai ed è davvero motivo di grande felicità per me sapere che questo tuo piccolo grande sogno oggi diventa realtà. È la dimostrazione più vera del fatto che tutti insieme siamo chiamati ad impegnarci sempre di più per valorizzare i talenti e le competenze di ogni persona, perché il diritto alla felicità sia rispettato e sia un diritto per ciascuno. E la grande sfida che abbiamo davanti a noi e che sono certa riusciremo a vincere in questo tempo complesso, ma anche ricco di opportunità che dobbiamo saper cogliere. Grazie di vero cuore. La tua testimonianza e il tuo amore per la bellezza sono un esempio per tutti noi e ci incoraggiano ad andare avanti con coraggio e passione, esattamente come fai tu. Ti abbraccio con affetto e spero di incontrarti presto. Con stima, onorevole Alessandro Locatelli. Questa la tieni tu, io tengo il tuo libro in mano perché e questo è per te. Buon pomeriggio a tutti.
grazie di essere intervenuti. No, vi sentite anche senza... Sì, mettiamo il microfono. La regia mette il microfono. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questa bella manifestazione molto sentita, partecipata, e questo è già il primo grande risultato per, come riconoscimento a ELA. Questo è sicuramente una bella giornata che per me è anche un po' una chiusura di un percorso che ho fatto in questo periodo, da quando ho avuto il piacere di conoscere il papà Paolo Gannerone, che dopo un po' di tempo che ci eravamo sentiti mi chiede se avevo interesse, diciamo, a lavorare su un progetto editoriale per la figlia, per Elena, no? Per la pubblicazione di questo libro. Per me è sempre stato un piacere poter lavorare con le persone del territorio. Io sono sangiorgese, ho sempre vissuto il territorio, perché quando si può lavorare, collaborare, dare valore alle figure canavesane, o in questo caso canavesane, per me è sempre stato un grande, grande piacere, e collaborare con il territorio è uno dei miei obiettivi editoriali. Lavorare con le poesie non è sempre facile, perché se uno mette un libro, io ricordo quando abbiamo pubblicato il nostro primo libro come casa editrice, mi sono presentato a una prima libreria di Ivrea, poteva essere una qualunque libreria, mi hanno chiesto: l'importante è che non sia un libro di poesie. Questo è stato il mio incontro con il mondo dell'editoria. Non era un libro di poesie, era un libro che però parlava di affetti, e di effetti anche personali, e che poi ha avuto un suo riscontro. Era un libro molto semplice, è stato un libro molto semplice, che però era ricco di emozioni, così come lo sono i libri di poesie scritti, quando vengono scritti effettivamente con il cuore. Ho conosciuto Elena oggi, non l'ho conosciuta prima, era per me una sorpresa anche, però ho avuto di fronte a questa platea sicuramente un riscontro di quello che è il valore di Elena, che sicuramente ha avuto modo di festeggiare un ottimo compleanno, perché non è da tutti i giorni avere alle presentazioni di libri tanta gente, anche non soltanto di poesia, anche degli altri, assolutamente. Per cui questo è un primo grande risultato. Non conoscevo Elena, non la conosco tuttora, se non proprio per questi minuti che ci siamo scambiati due parole, però chiederei a questo punto a Elena di raccontare, di dire lei chi è. Voi la conoscete come Elena Gannerone, avrà sicuramente tutte le sue esperienze, voi sicuramente le conoscete. Magari conoscete anche Elena dal punto di vista di scrittrice, forse no, o perlomeno non tutti. Quindi quello che voglio chiedere a Elena è di così introdurre se stessa come persona che scrive poesie, che quindi rappresenta col cuore delle immagini, ma qua non voglio dilungarmi perché poi dopo abbiamo una parentesi, per cui capire Elena chi è nella veste di scrittrice. Intanto auguri Elena e grazie. Ho vissuto bagagli culturali di disabilità diverse,
perché c'è una cosa molto importante. Importante da dire che tutti siamo normali, perché la disabilità si fa sentire quando si fa, cioè la disabilità c'è quando si fa sentire, perché tutti siamo uguali. Quando qualcuno ci fa un torto, ci fa del male, lì si sente che siamo diversi, ma in realtà tutti siamo uguali e unici. Solo che bisogna unire il cuore alla qualità. Io il mio cuore ha la qualità per la scrittura, per l'arte e tutto quello che riguarda ciò che sento e ciò che amo. E quindi io per la scrittura, la poesia e l'arte, per la poesia ci fa vibrare dentro qualcosa di originale, perché io quando scrivo una poesia ho il testo, l'immagine, e quell'immagine la proietto sul foglio e come non penso più a niente, e quell'immagine si trasforma in la vera realtà, la vera poesia bellissima. Poi volevo introdurre finalmente questo libro, il mio libro, il Decamerone di Galerous. Volevo spiegarvi perché Decamerone e perché Galerous. Il Decamerone è stato scritto dal famoso Boccaccio, il grande Boccaccio, ma non c'entra niente sulla citazione che ho fatto io, perché il Decamerone per me era, sono tre varie racconti che ho scritto nella mia vita, e quindi in fasi diverse. Una prima del Covid, e non c'era più libertà, noi ci abbracciavamo, dove potevamo essere più liberi. E una dove c'era il Covid, dove c'era una fase di chiusura, dove non si poteva fare niente, non si poteva uscire, non si poteva avere i propri familiari vicini, guarda, mi ricordo, le salutavamo dalle finestre, dai balconi, guarda, è stato veramente terribile. E io cosa ho fatto in questo periodo veramente di nostalgia, di malinconia? Mi sono scritto due racconte, una che è del Camerone di Galerous, che è appunto, volevo farvi sapere che quel del Camerone appunto è queste tre racconte, e Galerous è il mio nome d'arte, che mi ha dato la mia educatrice Erika in seconda superiore. Quindi sono passati 12 anni da lì e è rimasto perché così mi ha dato la scelta di avere questo nome d'arte. E infine volevo dirvi... Andiamo piano, perché volevo intervistarti anch'io. Ah, scusa. Quindi abbiamo il Decamerone, che parte già da un nome molto ambizioso, perché non è da tutti, quindi parliamo del Boccaccio, quindi sicuramente dentro a questo contenitore, no? questo libro in particolare, ci sono valori molto profondi. Il fatto che tu possa essere partita da quello che è il Boccaccio
è un qualcosa che intanto vuol dire che hai dei riferimenti che non tutti magari hanno, che magari potrebbero averli, mentre invece comunque ogni persona, se cura la propria personalità, sicuramente ha dei grandi valori che poi vengono alla luce quando ci sono questi momenti che sovente sono anche dei momenti difficili. Prima hai citato il momento del Covid, è un momento che è stato complicato per tutti, direi per tutti, per molti in particolare, e il fatto che tu abbia concentrato le tue energie, che per molti sono energie negative, tu le abbia trasformate invece in un qualcosa di positivo, questo ti dà grande valore, perché una grande forza. A me aveva incuriosito molto il titolo quando l'ho letto la prima volta, perché il Decamerone, va bene, mi mandava al boccaccio. Gardner House era molto bello come nome, era chiaro che fosse vicino, diciamo, al cognome, che però è molto evocativo anche questo. Il fatto che tu abbia scritto tre opere, no? Questa è una prima parte di raccolta delle opere, permette proprio anche già di vedere che queste hanno una loro struttura, sono strutturate in un certo modo, che è un po' il tuo modo di vivere determinati momenti, così come ognuno di noi, e che li esprime attraverso la poesia. Perché ogni scrittore durante la stesura di un libro c'è sempre qualcosa scritto di se stesso, perché se no non sarebbe un valore suo, sarebbe una cosa estranea. E quindi è normale che quando un'altra persona legge una poesia o un libro di qualcun altro, trovi qualcosa particolare che gli faccia venire in mente lo scrittore. Una cosa che mi era stata chiesta quando avevo, diciamo, mi era stato consegnato il testo, mi era stato chiesto se erano belle, scritte bene. Io questa risposta, a questa domanda do sempre la stessa risposta. Se fossero dei testi di narrativa, potrei anche esprimermi, perché posso dire scritto bene, scritto male, sintaticamente, ci sono dei contenuti che sono leggeri, profondi. In una poesia, secondo me, non è possibile dare dei giudizi, se non dire mi piace, non mi piace, si possono fare delle analisi, però se effettivamente quello che l'autrice, la scrittrice in questo caso, è molto riflessiva, molto profonda, non è possibile andare a modificare anche solo una parola, a volte anche soltanto una lettera, il fatto che sia maiuscolo o minuscolo, perché quello per chi scrive è fondamentale, significativo, se è scritto con attenzione, col cuore. A me era capitato in passato di impaginare un libro e mi sono trovato di fronte a una poesia dove c'era a un certo punto due righe vuote. Qualcuno mi ha detto togli le due, ne lasci solo una. Nella poesia la riga vuota ha un suo significato. C'era sempre nella stessa poesia c'era il termine bambino con la B maiuscola, tutto il resto era minuscolo. Mi hanno detto, beh, cosa vuoi, modifico, se è scritto l'autore, me l'ha detto il poeta. E io ho detto, non posso fare questo, perché se tu mi dici che è un bambino con la B minuscola, è un bambino classico, no? Un qualunque ragazzino che ha una certa età. Bambino con la B maiuscola cambia il significato, può cambiare il significato. Andando a leggere quelle che sono le poesie di Elena, ho approcciato la mia attenzione allo stesso modo. Ci sono fatto una scelta che era anche abbastanza condivisa con Paolo, lasciare soltanto l'iniziale come lettera maiuscola, perché quello rende più l'inizio del versetto scorrevole.
Ci sono due parole che invece ho lasciato così come sono, perché secondo me sono, con lettera maiuscola intendo, perché quelle sono, secondo me, molto significative. Una è primavera, che mi piacerebbe poi magari se puoi piacere di leggerla, e l'altra è Natale. Ecco, queste sono le due parole. Tutto il resto è frutto di quello che ha scritto Elena, perché credo che Elena, almeno da quello che ho potuto percepire, non conoscendola, nella sua scrittura delle poesie, abbia messo molto di lei, e questo la rappresenta una persona molto profonda. Grazie. Io, se hai piacere, ti chiederei di leggere una a caso, poi se vuoi primavera, ma quella che preferisci te. Appunto Sergio e poi quella della mamma e dei nonni. Allora, corpo celeste papà, tu sei il cuore d'oro del mio primo piccolo pianto, mi appoggio a te pian piano, in un abbraccio infinito, ora adulta, quando stai lontano, ti prende il volo e non ti mollo, corpo celeste papà. Dall'inizio, dal titolo proprio, fino alla chiusura, perché nella prima parte della quarta di copertina indica semplicemente, tra virgolette, che è stato scritto durante il periodo del Covid. E in ogni poesia, ogni scrittore racconta parte di sé in modo profondo. La poesia è l'arte per esprimere noi stessi, questo voce di Elena. E poi una dedica, che un augurio, che fa Elena
Buona, buona lettura, cari lettori. Spero di aiutarvi nel cuore e alma. Da quando ero bambina, solo un obiettivo: dare a parte gli ultimi per sentirmi prima. Quindi da parte del pubblico a Elena, che attraverso questo ha trasmesso tantissime emozioni. Adesso chiederei al sindaco Pasquale Mazza se ha piacere di venire a dire due parole, ringraziare, salutare. Il sindaco Pasquale Mazza deve essere una persona sempre molto presente, sempre molto attento, per cui penso che sia una persona importantissimo. Ti lascio. No, sei. Grazie, buongiorno a tutti. Vi porto ovviamente il saluto dell'amministrazione comunale, ma oggi vi porto il saluto mio personale. Porto il saluto a voi e dico bravo, brava ad Elena, intervistata da un grande Giampaolo, che ha sicuramente fatto un bel lavoro assieme a Elena, quindi io leggerò con molto piacere le tue poesie e poi ti dirò anche come, cosa penso, però da quelle che ho sentito sono molto ma molto belle, quindi brava Elena, brava anche per il contesto nel quale hai scritto questo libro e per l'emozione che trasmetti attraverso queste tue parole che oggi abbiamo sentito. Permettetemi di salutare due amici, la senatrice Paola Ambrogio e un carissimo amico Roberto Ravello, che per l'amministrazione comunale di Castellamonte è stato molto ma molto importante in questi anni, quindi grazie davvero Roberto. Elena, questa è la prima, io credo che ormai la strada sia spianata per andare a scrivere altre opere belle. Io credo che ti vedremo, vero Gian? Certo. Al Salone del Libro? Io sarò al Salone del Libro, quindi sarà anche il tuo libro. Quindi ci sarà anche il tuo libro al Salone del Libro e questo per noi è... cosa non meno importante, siamo in chiusura, no? una delle domande che mi era stato fatto da Elena era: ma le copie devo regalarle? Allora, io qua parlo, mi metto nella parte dell'imprenditore e dico: qualcosa può anche essere regalato, però se uno apprezza, adesso a parte la parte dell'imprenditore, se uno apprezza quello che vuole essere trasmesso da Elena, se fosse un libro semplicemente regalato, probabilmente l'avrebbe preso, messo da qualche parte, perché ha fatto bella figura essere qua presente per fare contenta Elena. Se invece, diciamo, viene dietro a un discorso, secondo me, più sincero, allora, adesso qua non c'è nessun prezzo, non mi è stato detto di mettere nessun prezzo, per cui non c'è. Credo che però sia, come dire, carino se ci saranno sicuramente delle copie che vengono comunque normalmente omaggiate. Lo faccio di persona quando faccio le mie pubblicazioni, però credo che poi questo possa essere utilizzato da Elena o da qualcun altro, questo non lo so, non è il mio compito. Per cui qua ci sono delle copie, no? Alcune che però adesso Elena dovrà dedicare a non so chi, e che quindi sarà il suo compito dare male la mano, e quindi dovrai autografare chiamando magari anche le persone che facevi riferimento prima. Ok? Sarai sempre il mio cuore e i nostri strumenti e voi ci sentite.
esistiranno per sempre. Tu e ella e la Carrone. Brava! La ringrazio per il suo elogio e magnifica presenza. Ella Calderone. Per Alessandro, è stato bello condividere amicizia, uno dei sentimenti più importanti. Grazie ancora, grazie per il percorso e le emozioni passate insieme a voi, operatori e ragazzi, e la Carrone. Nel suo cuore e dei suoi rappresentanti, e la Carrone.